La prima in Umbria da premier di Giorgia Meloni, dopo gli impegni istituzionali con la governatrice Tesei per la firma del patto di coesione, è stata caratterizzata dalla tappa ad Amelia per portare la propria vicinanza e quella del governo alla struttura fondata da Don Pierino Gelmini, la comunità incontro di Molino Silla. Che questo è quello che fa la grandezza delle persone, la loro capacità di cadere e di rialzarsi, di essere persone che ieri avevano fallito e che oggi hanno qualcosa da insegnare agli altri. Quello che voi state facendo è un percorso doloroso, un percorso complesso, difficile, però vi può trasformare in persone che hanno qualcosa da insegnare agli altri. E questo fa la differenza, ve lo dovete ricordare. Presenti anche 130 allievi dell'Arma dei Carabinieri, della Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, che periodicamente, accompagnati dal cappellano militare Don Eugenio Campini, si recano in comunità incontro per approfondire i temi della dipendenza, anche attraverso l'ascolto delle testimonianze dirette dei ragazzi e il racconto dell'esperienza sul campo degli operatori. Visibilmente emozionati, i giovani allievi carabinieri si sono schierati sotto la Torre della Memoria, simbolo della legalità, per ricevere l'apprezzamento, la condivisione e la vicinanza della Premier Meloni. Ad accogliere la Presidente del Consiglio, il capo della struttura della comunità incontro Onlus, Giampaolo Nicolasi, il presidente Giuseppe Lorefice, insieme alla direttiva e allo staff multidisciplinare, con i ragazzi e le ragazze impegnate nel percorso terapeutico.